Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Ho utilizzato dei colori che in questo periodo vanno secondo me benissimo come il lurex. Ho utilizzato anche un punto molto semplice, eh, il punto basso per tutta la lavorazione. Tutto ciò che vi mostro in video lo trovate sul sito Tutti a mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi mostro subito cosa ci occorrerà. Per poter realizzare questa borsetta, il cordino è quello nero, il cordino Tai, ne serviranno circa 200 grammi. Utilizzerò pure il cordino il lurex Oro, e di questo solamente un 50-70 grammi, quindi veramente poco. Utilizzerò questi due moschettoni per creare il, mani il manichetto della borsa. Eh, infatti, mi serviranno questi dove io andrò a lavorare direttamente appunto il manichetto. Facoltativamente, possiamo anche aggiungere al manichetto una tracolla, anch'essa dorata e dotata di moschettoni che sono uguali, ehm, come ulteriore abbellimento, e un aglio tira fettuccia per poi uscire tra di loro le parti. Tutto ciò che vi illustro lo trovate sul sito Tutti a mano Luisa dove vi invito sempre a dare un'occhiata dove troverete anche altre versioni per poter creare questa borsa anche in altre tinte. Direi di iniziare subito il tutorial. Questa borsa viene realizzata con quattro pannelli, quindi serviranno quattro pannelli quadrati, due oro e nero e due in nero. La misura di entrambi è identica, 18 cm x 18 cm. L'unica differenza è ehm, la realizzazione è identica. L'unica cosa è che questo avrà ehm, viene realizzato con 24 catenelle e questo con 28 catenelle per un semplice discorso. Questo è lavorato in doppio, per cui ne serviranno meno, e questo appunto è soltanto il colore nero. Vi faccio, ho già iniziato il secondo pannello. Ho realizzato le mie 28 catenelle per cui il lavoro semplicissimo che vi ho spiegato anche in altri tutorial, dobbiamo tornare indietro e lavoriamo sempre a punto basso, per cui l'unica cosa che dobbiamo fare è questa. Nel momento in cui arriviamo nell'ultima nella ventitresima catenella. Noi cosa facciamo? Una catenella, giriamo e voltiamo il lavoro e continuiamo e facciamo righe di andata e ritorno finché non arriviamo all'altezza desiderata. Per cui questo è il lavoro per il pannello bicolore, mentre dobbiamo realizzare 28 catenelle per quello in nero, per cui ci rivediamo non appena i pannelli sono completati per vedere il giro di rifinitura. Ho completato i quattro pannelli io poi ho fatto un giro tutto attorno di punti bassi quello che facciamo solitamente quando realizziamo questo tipo di basi e negli angoli ho realizzato un punto basso una catenella e un punto basso nello stesso punto questo come sempre è la solita cosa che faccio fare nel momento in cui abbiamo io li metto in questa maniera come se fosse un rombo perché poi noi dobbiamo nel momento in cui cuciamo la parte interna Rigirarli in questa maniera e poi fare le ulteriori cuciture come se fosse una busta da lettere. Io intanto inizio la cucitura della parte interna e non faccio altro che, già io mi sono agganciata, vi faccio vedere nel particolare quello che io faccio. Praticamente normalmente io faccio prendere tutto il punto intero, invece in questo tipo di lavoro, ho deciso di prendere soltanto la costa esterna e anche quella opposta, e di fare questa semplice cucitura, quindi non facciamo altro che fare avanti e indietro per tutto il lato, per tutto il lato che abbiamo davanti fino alla fine, e così dobbiamo cucire pure tutti e quattro lati e ci rivediamo per poi iniziare il resto delle cuciture. Cucito questa, allora questa è la parte che si vedrà esternamente della nostra borsa. Adesso io la rigiro e adesso terminati i lati cuciti dobbiamo ripiegare la borsa in questa maniera per poterli conferire la nostra forma, eccola qua. Io qui ho lasciato il filo attaccato perché adesso noi dobbiamo cucire. Cusci fare le cuciture in questo lato e in questo lato per poter, per poter poi appunto lasciare solo questa parte dove poi andremo a mettere una calamita eh, insomma una chiusura eccola qua per cui noi adesso ci aiutiamo con io faccio in questa maniera per potermi facilitare la cucitura io intanto mi prendo gli angoli questi qua li leggo con un, un po' di filo in maniera tale che mi facilito anche la mia cucitura quindi faccio in questa maniera poi farò la stessa cosa dall'altra parte non appena completo questo lato e continuo sempre nello stesso modo quindi prendendo una solina continuo faccio vedere da vicino ma tanto già io non faccio altro questo mi mantiene così la giusta la giusta misura cosa faccio io continuo a cucire come abbiamo fatto sugli altri lati questo è un lavoro abbastanza semplice poi ovviamente voi potete cucirlo prendendo tutte e due le asoline o con dei punti bassissimi con l'uncinetto. Io preferisco questa perché come resa mi piace di più. Per cui cosa facciamo allora? Continuiamo la cucitura di questo lato e anche di quest'altro e ci vediamo dopo per proseguire con la nostra lavorazione. Ho completato le, due, le altre due cuciture. Come vedete, si è formato una sorta di rilievo nelle cuciture che ho effettuato. Ricorda una busta da lettera. Ecco qua. Come corpo borsa lo abbiamo terminato. Adesso dobbiamo creare il manichetto. Io prendo entrambi i fili che ho lavorato in queste due in questi due quadrati e dopo aver fatto il cappiattino io prendo il moschettone, quindi da questa parte, e lavoro due, due punti bassi al, al suo interno. 1 aspettate, prendo entrambi i fili, ok? 1 uno, e 12, uno, sempre col numero 4. Il foro è leggermente piccolo, però è solo questione di creare questi due punti, poi crescerà tranquillamente. Ecco qua: catenella, giriamo il lavoro e creiamo delle, dei giri di punto basso, quindi semplicissimo di andata e ritorno fino alla misura desiderata. Io arriverò a circa ehm, 30 centimetri però alla fine, non appena la, la completo, vi dirò esattamente. Le misure che ho creato io, per cui questo è il lavoro che dobbiamo fare. Quindi, righe di andata e ritorno sono solo due punti bassi. Ricordiamoci sempre: prima di girare il lavoro, come ogni volta che facciamo giri di andata e ritorno, una catenella e voltiamo. Quindi, questo lavoro comunque all'incirca sarà sui 25-30 cm ci rivediamo non appena lo abbiamo completato ho completato il manichetto alla fine l'ho realizzato di 27 cm e l'ho agganciato nel, con l'altro moschettone come chiusura ho deciso di utilizzare questa chiusura a cartella così ha una chiusura ottimale e anche più sicura spero che anche questo progetto vi sia piaciuto se avete dei dubbi mi raccomando non esitate a contattarmi, condividete con le vostre amiche il mio, il mio nuovo progetto. Vi ricordo sempre di dare un'occhiata sul sito Tutti a Manu Luisa e ci vediamo per la mia prossima creazione.